per assistsportivo.it siamo qui in compagnia di mister Schiavone al termine della partita contro l'Atletico Carapellese. Finalmente, dopo la sosta contro il Sauri, riprende la sua corsa allo Sportmania. Sì, abbiamo avuto una sosta domenica scorsa e oggi dovevamo riprendere il cammino, però oggi è stata una partita, diciamo, molto difficile perché, non lo so, abbiamo cominciato subito ad attaccarli e non siamo riusciti a segnare come dovevamo, perché abbiamo avuto almeno tre occasioni limite per segnare, la palla non si è ficcata, non lo so, quando abbiamo preso due traversi, due pali, non idea. E poi siamo andati in vantaggio su punizione con Guglielmi, meritatissima. Il secondo tempo siamo andati in campo da capo, immaginando giù, creando moltissimo. E loro su un contropiede hanno avuto un calcio di rigore. Poi ci ha parato da Gervasio e l'ha fatto ribattere, non so neanche io perché. Comunque, voglio dire, alla fine la forza della squadra è questa. Oggi è stata una partita molto difficile perché comunque l'Atletico Carapelle è venuto qua a Cerignola senza mollare di un centimetro, ci ha messo tra virgolette in difficoltà perché si chiudeva bene e ripartiva e abbiamo avuto, ripeto, tante occasioni, però alcune proprio eclatanti. Cioè Casso ha preso l'incrocio di pari alla fine prima di fare il gol del 2-2, del 2-1 per noi. Cioè, è stata una partita tosta, mi sono stancato. Ecco, appunto, come ha detto, tante occasioni perse, traversa presa da Castro, finalmente rigore di Guglielmi, tra cui anche quello, appunto, il grande gol di Cassieri. Quanto temevate di perdere a un certo punto della partita? Di perdere non temevo, perché comunque noi eravamo sull'1-1, temevo di non andare più in vantaggio, perché voglio dire, cioè, attaccavamo moltissimo, però la palla non si ficcava, perché i palloni uscivano di poco fuori. Voglio dire, quando prendi in una partita prendi due o tre pali, due traverse, cioè, voglio dire, c'è la sfortuna. Poi si mette anche l'arbitro che fa ribattere un rigore parato da noi che non so neanche io il motivo. Non era una partita facile, noi sapevamo oggi di avere problemi con contro questa squadra. E comunque, cioè, io non mi sono uno che mi piace piangermi addosso, però ragazzi, non ci scordiamo che teniamo 8 undicesimi infortunati oggi. Cioè, manca Iovino per squalifica, manca Cascella per infortunio, Tarricone per infortunio, Lepore per infortunio, Giangola per infortunio. Cioè, tu quando hai 7-8 undicesimi titolari che ti mancano per infortunio, non è facile rivoluzionare tutto. Meno male che la rosa è ampia e riusciamo a gestire, però voglio dire, non è semplice. Ecco, appunto, ha influito con la mancanza di tutti questi infortunati in questa partita? No, ha influito di poco, ha influito molto, perché voglio dire, all'ultimo ho dovuto anche rinunciare ad Antonio Colucci, che ha avuto un problema, è stato addirittura pure in ospedale. Rosario Ortica l'altra sera aveva 39,5 di febbre. Cioè, quando oggi ne eravamo 17 nella lista, abbiamo 12 persone fuori tra infortunio, febbre, malattie. Non è facile gestire, voglio dire, e preparare le partite quando poi dopo ti chiamano alla fine o la febbre o sono in ospedale. Non lo so, dobbiamo andare un po' da qualche cattedrale per riprenderci un po'. Comunque, gran finale, finalmente ha raggiunto quel che volevo, ossia la vittoria. La prossima trasferta sarà comunque una trasferta sempre impegnativa. Allora ragazzi, io dall'inizio del campionato che dico che tutte le partite sono impegnative, tutte, che sia l'ultima, la prima, la seconda, la decima, sono tutte partite impegnative, soprattutto perché durante l'arco del campionato vai incontro appunto a infortuni, a mancanze, a squalifiche, allora la squadra la devi cambiare, bisogna cambiare l'organico, e non è facile quando c'hai, voglio dire, una struttura di squadra, diciamo, costruita per giocare in un determinato modo. Poi io comunque sia gioco sempre così, 3-5-2, quindi adatto. Oggi a Guglielmi l'ha fatto fare il centrocampista centrale, ha giocato avanti Castro, ha giocato Colangione al posto di Di Pilato, che è anche squalificato, mi sono dimenticato un altro. Non è semplice, voglio dire, preparare in settimana le partite quando poi hai tutta questa gente che si infortunia. Amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui col mister Petrone, mister del Carapellese. Mister Atletico Carapelle. Atletico Carapelle, sì, chiedo venia. Mister, a un certo punto avevate la partita in pugno, stavate sull'1-1, stavate chiudendo gli spazi. Cosa è mancato? Beh, abbiamo giocato con una difesa improvvisata, purtroppo anche durante il riscaldamento abbiamo avuto la defezione di un altro difensore centrale, il terzino destro, il numero 2, è andato a fare il difensore centrale, un centrocampista ha fatto il ruolo del terzino destro, quindi è normale che certi meccanismi erano difficili da acquisire sul campo e quindi
purtroppo è mancata la fase difensiva. E comunque onore al merito, perché lo Sportmania ha giocato a calcio, ci avevamo creduto nel punteggio, sul risultato di parità ci abbiamo creduto, sia per portare a casa un punto, sia magari se di riuscire a fare la beffa sarebbe stato bello, però è andata così. Mister, ecco, un campionato che si sta prospettando difficile, perché ovviamente tutte le partite non sono facili. C'erano dei pronostici sul campo che comunque lo Sportmania e il Sauri stavano vedendo nelle prime posizioni della classifica, ma alla fine anche voi, come avete dimostrato oggi, anche la Polisportiva Andria, anche stanno dando delle belle sorprese, dando filo da torcere, diciamo. Allora, io la Polisportiva Andria l'abbiamo incontrata e posso confermare che è una squadra di tutto rispetto, una squadra, una banda tra virgolette di giovani che con personalità e che cercano di giocare a calcio, sono propositivi e sicuramente è una delle squadre che abbiamo incontrato oltre allo Sportmania che è di quelle che ci ha messo più in difficoltà. La nostra classifica è un po' deficitaria, veramente abbiamo perso tanti punti, un po' per situazioni particolari, per demerito nostro, un po' perché purtroppo io continuo a dire che in queste categorie, con tutto rispetto sempre per l'arbitro odierno che ha arbitrato bene fino a un certo punto, poi alla fine io ero da quella parte, perché squalificato, l'ho visto nettamente, c'era un fallo, un rigore netto sul numero 3 non fischiato, però non per polemizzare, ma come dicevo è impossibile pensare che un ragazzino di 17 anni, 18 anni possa andare in campo e tenere testa a 20 giocatori che corrono, urlano e dove ci sono anche tifosi, e oggi mancava anche la forza pubblica, quindi è normale che un ragazzino si sente un pochettino in difficoltà a prendere certe decisioni, e quando si fa pressione, e noi abbiamo subito molto questo, anche perché io cerco di, e penso che oggi si è visto, di trasmettere ai miei calciatori innanzitutto il rispetto per tutti, sia avversari che arbitro, perché sbagliano gli arbitri come sbagliamo noi, io per primo, come il portiere, come l'attaccante, tutti, e quindi di lasciarlo arbitrare, però spesso questa è un'arma a doppio taglio. Ecco mister, il prossimo impegno sarà in casa vostra, nel vostro stadio, può facilitare forse, ecco, appunto, voi dicevate prima, i tifosi, incitare casomai i tifosi dell'Atletico Carapelle a seguirvi di più e a darvi forse una scossa ai vostri ragazzi? Ma noi non abbiamo tifosi, perché tra l'altro noi giochiamo a Foggia, anche chiamandoci Atletico Carapelle, e diciamo il tifo foggiano verso le squadre dilettantistiche è un tifo soft, cioè sono parenti e amici che vengono a vedere la partita più che altro, quindi non c'è una tifoseria calda e roba varia, tant'è vero che questo lo possono testimoniare tutte le squadre che sono venute da noi, non hanno mai avuto problemi di nessun genere, e gli stessi arbitri non vengono mai presi di mira né dai tifosi né da altri, vengono serenamente, anche questo paghiamo. Ovviamente, va bene mister, la ringrazio. Amici di Assist Sportivo, siamo qui in compagnia di Adriano Guglielmo a termine della partita contro il Carapelle. Allora, partita abbastanza impegnativa, dopo lo stop contro il Sauri finalmente arriva la vittoria. Doveva arrivare per forza la vittoria dopo una brutta partita persa con una nostra diretta rivale. Oggi era importantissimo fare punti, se bene o male ci siamo riusciti e cerchiamo sempre di andare avanti così, di non lasciare mai niente a nessuno. Ecco, tante occasioni mancate purtroppo oggi, occasione appunto di Castro mancato, però finalmente è arrivato il rigore tuo, il gol di Cassieri, insomma, ha dato la svolta un po' alla partita. Per fortuna sì, perché la partita ci eravamo un po' innervositi, non riuscivamo a giocare bene, però con calma. Come hai detto tu, anche il rigore, siamo riusciti un po' a giocare, siamo riusciti a riprendere il vantaggio. Con il primo e il secondo gol, diciamo, il 2-1 e il 3-1. Ecco, quanto ha influito la mancanza di molti infortunati oggi? Purtroppo tanta, però bene o male abbiamo un organico grande, tutti bravissimi ragazzi che danno l'anima quando giocano. Bene o male ognuno copre bene il reparto, a noi questa è la nostra forza, che ne siamo tanti e siamo tutti amici e ci aiutiamo l'uno con l'altro.
Come affronterete la prossima gara, che sarà una trasferta contro l'Ordona? Sicuramente l'affronterete con lo spirito giusto, visto la vittoria, però vista appunto anche la mancanza di molti infortunati, la rosa sarà un po' diversa. Come si suona? Testa bassa e pedalare. Dobbiamo andare lì e cercare di dobbiamo fare il risultato. Che se dobbiamo vincere il campionato, dovunque andiamo dobbiamo fare il risultato. Grazie Adriano e complimenti ancora. Grazie.